Candino, come in tutti gli altri posti, è stato un momento particolarmente delicato, difficile, e questo ormai si sa, eccetera. Tutti hanno dato, tutte le persone che sono state sul campo hanno dato il meglio che potevano dare, e quindi qui va rimarcato ancora una volta un grazie a veramente chi si è speso, da tutti i volontari, dalle case di riposo, dalle suore, soprattutto i volontari dell'antincendio, che sono stati un punto di riferimento per tutti. Quindi questo è un grande grazie che non è mai sufficiente a quel ragazzo che così volontariamente ha preparato tutte le visiere, regalandole ai medici, regalandole alla casa di riposo, regalandole a tutte le persone in difficoltà, e di cui poi non si parla mai a sufficienza, no? Però è stato un momento duro per tutti, e chi è stato sfiorato ovviamente per loro ha significato un periodo drammatico, e quindi a queste ancora, a tutte le famiglie, un particolare ricordo, perché poi non è solo stata la mancanza familiare che è gravissima, ma anche per la società, per la nostra comunità, ha comportato un numero esagerato di perdite. Oggi c'è la necessità, comunque, visto che le condizioni stanno parzialmente migliorando, e soprattutto sull'impegno di tutti, perché poi non è un miracolo, è solo il comportamento intelligente, adeguato delle persone, che forse consentirà di poter uscire, e speriamo in modo definitivo, da questa situazione. E quindi il nostro impegno è quello di prepararci a dare un aiuto concreto alle famiglie e a tutte quelle persone e a tutti quegli esercizi, a tutte le aziende, a tutti i commercianti che hanno dovuto subire pesantemente anche economicamente, al di là dell'aspetto invece puramente familiare e umano, questa pandemia. E quindi ci stiamo facendo una serie di valutazioni per vedere quel poco o quel tanto che si potrà fare per dare un aiuto concreto. E questo ovviamente ha ridisegnato un modo di rivedere anche il nostro modo di comportamento, di dare delle priorità. In questo momento forse c'è anche un po' la necessità di riscoprire i nostri territori, le nostre persone, oltre che valorizzare tutti quelli che veramente, ripeto, tanti volontari si sono impegnati veramente in un modo importante, rischiando a volte anche le loro cose. Qui non andiamo a cercare poi le responsabilità, sarà compito di qualcuno, tanto si sanno già ste cose. Quindi adesso stiamo pensando, abbiamo ricevuto dei finanziamenti a fondo perduto, ovviamente proprio per superare questo momento, quindi stiamo facendo una valutazione come impiegarli nel modo migliore per un aiuto concreto alle aziende, ma anche ai cittadini. E poi per tutto invece quanto riguarda l'impegno che era già in essere e che quindi deve continuare per lo sviluppo e per fare delle opere che sono necessarie, sia anche in funzione di un'ipotesi, di una necessità di sviluppare qualcosa per il futuro, le montagne, eccetera, eccetera. Questo ci stiamo veramente preparando, e abbiamo già in essere un buon numero di opere che vanno dal tetto, dalla riqualificazione dei parcheggi, le strade in montagna. Stiamo pensando seriamente a una rivalutazione per la colonia del Monte Farno, in modo che sia il Farno sia la Valpiana diventino ancora dei posti e dei luoghi dove poter passare delle belle giornate. Chiaramente raccomandiamo una cosa, cioè non è ancora superato tutto, e quindi la prudenza sarà quella che ci potrà guidare ad ottenere un risultato consolidato e che ci aiuti a superare definitivamente sta situazione, con qualche piccolo sacrificio ancora, perché come ci raccomandano le persone che sono sul campo a livello medico, non è passato tutto completamente. Una delle cose che si è consolidata in questo periodo, soprattutto particolarmente difficile per tutti, non per i sindaci, ma per tutte le persone, parliamo anche solo delle nostre cinque terre, è stato quello di consolidare il nostro rapporto, tant'è vero che con i sindaci ci siamo sentiti parecchio, proprio per trovare almeno la comunione di alcune iniziative e di alcune cose che dessero un senso all'unione
e al fatto che si stava lavorando tutti nella stessa direzione. Adesso è chiaro, la ricostruzione va fatta e bisogna partire dalle nostre ricchezze, le aziende, gli imprenditori qui non hanno bisogno del nostro input per partire, perché l'hanno nel loro DNA e l'hanno dimostrato in questi anni e da tantissimo tempo. Noi dobbiamo solo cercare di dare sviluppo utilizzando il promoserio, utilizzando il distretto del commercio. Ormai proprio in questi giorni stanno raccogliendo una serie di iniziative, di indicazioni da parte di tutti i commercianti per vedere cosa è necessario per loro e cosa possono fare per utilizzare quei fondi che sono stati messi a disposizione dalla regione, ed è proprio ormai in questi giorni ci sarà già una valutazione globale di tutte le iniziative che possono essere fatte a livello proprio dei commercianti. Chiaramente questo comporta anche la riduzione di quelle tradizionali feste e sagre che al limite si facevano. A fine mese avremmo fatto la famosissima Corsa delle Uova con la Notte Bianca, eccetera, eccetera. La banda stessa, il 5 di luglio ci sarà un piccolo concerto in piazza, ma che dovrà essere fatto con i sacri crismi, con le disposizioni che ci sono. E questo è un sacrificio che si chiede a tutti, ma che ci darà poi l'opportunità forse nel breve di uscire da una situazione che ci auguriamo tutti che possiamo ricordarla solo come una cosa passata. E quindi questo sicuramente. Però dove è possibile, con le dovute cautele, con le dovute precauzioni, quel pochino, e lo stiamo chiedendo a tutte le associazioni, di valutare quanto è possibile fare ancora per rendere poi comunque meno triste questo periodo estivo che è alle porte e che di solito vedeva delle manifestazioni che davano un po' di entusiasmo e un po' di vita al paese.